Presidente, di nuovo su un prato verde con delle maglie bianco-rosse, ma questa volta è un'iniziativa diversa, forse ancora più bella. Sì, beh, sicuramente più bella, beh, è bello anche quando avevo il Mantova. È bella perché è un'iniziativa che era da tempo che volevo fare, già dai tempi del Mantova, e però non c'erano proprio le occasioni perché il campionato è iniziato l'anno scorso, dei disabili, dei diversamente abili, e sono riuscito anche grazie alla DS Diverso a creare questa struttura in cui faremo il campionato di quarta categoria a Milano e troveremo delle squadre molto importanti da cui l'Inter, Genova, la Fiorentina, e è bello perché nel calendario non so, vedi tutte queste squadre importanti, poi vedi Accademia Fabrizio Lori, no? Che però per me è una grande emozione poter vedere questi ragazzi che si allenano, che giocano, e li vedo anche molto motivati. Secondo me avremo grandi soddisfazioni da parte loro. Tra l'altro un successo di iscrizioni, sono oltre 40 ragazzi. I ragazzi sì, perché pensavamo fossero 12-13, invece si è sparsa la voce e tutti volevano venire a giocare qui, e quindi adesso sono 45. Infatti in teoria dovrebbero essere... Si potrebbero fare anche due squadre, però adesso vediamo se riusciamo a fare sponsor, così magari in futuro sarebbero due squadre nel campionato. Ciao, appuntamento per l'idea del campionato, esordio con la SPAL. Esordio con la SPAL il 24 di novembre a Milano, perché è un campionato che si farà solo a Milano, no? Per cui non so, ci sarà la SPAL, ci sarà Venezia, ci sarà l'Inter, la Fiorentina, Genoa, tutte squadre blasonate. A parte la nostra che siamo appena partiti, però speriamo, dai. Riccardo Bonfà della SD Verso Onlus, ci racconta un po' questa iniziativa che nasce già qualche anno fa e che quest'anno sposa l'Accademia Fabrizio Lori. Sì, come SD Verso nasciamo 10 anni fa da un piccolo progetto rivolto a un gruppo di 5 atleti, abbiamo creato un gruppo calcio. Dopo 10 anni arriviamo a superare i 100 atleti tesserati con disabilità intellettiva. Ci rivolgiamo allo sport inclusivo, significa che i ragazzi in un contesto stimolante possono praticare la disciplina sportiva che preferiscono. Non ci orientiamo solo al calcio, abbiamo diverse discipline sportive quali nuoto, equitazione, danza e diverse progettualità sport. In prospettiva è ipotizzabile una collaborazione anche su altri sport? Assolutamente sì. Quest'anno con l'amicizia con Fabrizio siamo riusciti a strutturare una bellissima collaborazione che ci vede già da adesso vicini. Come vedi il gruppo del calcio oggi è operativo, ci sono 35 atleti con i loro accompagnatori. Da quest'anno parteciperemo adottati dall'Accademia di Fabrizio al campionato di quarta, quinta e sesta categoria, nello specifico giocando in quinta categoria. È una categoria sportiva nella quale i team sportivi professionistici adottano squadre di persone con disabilità intellettiva, e quest'anno noi siamo stati adottati dall'Accademia di Fabrizio.